Buonasera. I saluti li rinviamo a dopo. Si propone uno spettacolo di danza Odissi, uno stile della tradizione classica indiana, originario dello stato dell'Orissa. La danza combina l'aspetto della danza pura alla narrazione della danza recitata, dove i gesti delle mani, le espressioni del volto, e i movimenti del corpo raccontano le storie tratte dalla mitologia indiana. Lasciatevi dunque coinvolgere dalla gioia del corpo, di mente e spirito di questa danza. Il Mangalacharan è una danza di invocazione, che segna l'entrata della danzatrice sul palcoscenico. Dopo aver reso omaggio con dei fiori a Lord Jagannath per la buona riuscita della performance, la danzatrice compie un Bhumi Pranam, il saluto della Madre Terra, alla quale si chiede perdono perché la si dovrà calpestare per tutta la durata dello spettacolo. Al saluto fa seguito un inno dedicato al dio Ganesh, riconoscibile dalla testa di elefante e dal ventre prominente. Ganesh è uno degli dei più adorato dagli induisti, colui che governa la mente e le emozioni, dio di infinita saggezza. Namami, a te ci inchiniamo. Namami, re che rimuovi gli ostacoli. Tu che riposi sotto l'albero Kalpa, della dea Uma, sei il figlio. O Dio dal possente corpo, dotato di una proboscide di elefante e grande conoscitore della danza, figlio del dio Shiva. Tu stesso sei appassionato del Tandava, sei la gemma di tutti i pensieri, colui che emana pura saggezza. Noi ti adoriamo. Da 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 da
Jagannath Swami Nayan Path Gami Bhava Tume Jagannath Swami Nayan Path Gami Daddy, get it.
Non state applaudendo me, vero? Vasanta Pallavi. Il linguaggio della danza Odissi è estremamente eterogeneo ed integra movimenti aggraziati e femminili a movimenti vigorosi e maschili. Tandava è la danza selvaggia, violenta, la manifestazione della forza che si percepisce nella qualità del movimento delle gambe e dei piedi. L'Asia, invece, è la danza lirica e delicata, destinata a rappresentare la grazia dei gesti della parte alta del corpo. Nel Vasanta Pallavi, fioritura della primavera, la danzatrice unisce forza e morbidezza per mostrare, attraverso l'uso delle mani e del volto, la meraviglia delle prime delle sei stagioni indiane descritta. Come il pavone che rizza le sue piume e danza, come i frutti dell'albero di mango che sprigionano il profumo del loro succo nell'aria, come la bellezza che regna ovunque, come le frecce di Cupido che fanno innamorare, come la camminata di un elefante gigante. Questo è il Vasanta Raga, la cui musica fluisce nell'aria. Oh.
Tajena, tajom, tarita, jena.
Bene, invito Davide De Michelis e Andrea Ferraris a raggiungerci sul palco. Buonasera a tutti, siamo qui al Circolo dei Lettori, Torino, India, mi sembra di... Le mie letture, come avete visto, io leggevo, è stato tutto tra l'altro... mi ha spiegato un po' tutto questa sera davanti... Con uno spritz in mano, quindi per aver retto. Grazie. E quindi è bello il fatto che abbiamo spiegato all'inizio con le mie letture i movimenti, quindi il linguaggio dei movimenti. Bene, io presento Shilpa Bertoletti. La ringrazio perché lei è venuta da Bergamo oggi fin qui per allietarci con questa sua performance. E poi la lascio libera, magari se si vuole andare a cambiare, ci vuole raggiungere poi in un si secondo. Vado a svenire un attimo di lei. Volevo solo dire due parole su chi è Shilpa. Shilpa si può dire che sia come la dolce Sarvari del libro di Andrea Ferraris. Perché? Perché anche lei è stata adottata da piccola da una meravigliosa famiglia bergamasca. Ha ritrovato le sue origini indiane da adulta attraverso la danza. Danzatrice e studiosa del subcontinente indiano, Shilpa si è formata in studi orientali presso l'Università di Bologna. Ha condotto ricerche di campo in Orissa tra la comunità femminile Oria, affiancando al percorso accademico la pratica attiva della disciplina Odissi. Oggi diffonde la danza attraverso l'insegnamento e le performance, senza mancare di comprare ogni estate un biglietto per l'India, che è la sua seconda casa. Ringraziamo e facciamo di nuovo un ulteriore applauso. Quindi quando vuoi, Shilpa, sei... E adesso passiamo alle cose più tristi. Sì, adesso passiamo alle cose... No, che tristi, anzi, è bellissimo il tuo libro, il tuo fumetto. Allora, io mi limito semplicemente a presentare Andrea e Davide De Michelis. Colgo l'occasione anche per ringraziare Davide di aver accettato volentieri, insomma, di poter partecipare, poter presentare, insomma, Andrea Ferraris. Dopodiché... cercherò di intervenire il meno possibile, anche perché sono un chiacchierone, quindi meglio. Allora, Andrea Ferraris vive e lavora a Torino. Ha collaborato per oltre 15 anni con Disney Italia, realizzando storie di Topolino e Paperino. Disegna tuttora per Egmont Storie di Donald Duck su quattro strisce, seguendo lo stile di Carl Barks. Poi magari... Pertunuè ha disegnato su testi di Giacomo Revelli Bottecchia. Ha pubblicato inoltre Ciurubuscu, Coconino Press 2016, La cicatrice, Oblomov 2017 e La lingua del diavolo, Oblomov 2018. Per Einaudi ha pubblicato Una zanzara nell'orecchio, Storia di Sarvari. Collabora con Alias, La lettura è internazionale, ma soprattutto, cosa di cui mi faccio... fregio, ha realizzato la copertina della nostra rivista Fuori Asse Officina della Cultura, che è la rivista, insomma, della nostra associazione, che potrete comunque, volendo, la trovate fuori, dove sono anche i libri di Andrea. Davide De Michelis invece è giornalista professionista, autore e regista di documentari televisivi diffusi da una ventina di emittenti, fra le altre National Geographic, Rai, NHK, France 5. La TV giapponese, ma puoi anche non elencarle tutte, così facciamo parlare Andrea. Per Rai 3 ha lavorato in qualità di autore e conduttore di Radici, Kilimangiaro, Nanook, Timbuktu, I viaggi di Davide.
ha realizzato diverse serie di reportage per il Pianeta delle Meraviglie, Geongeo, Ettici. Ha collaborato con varie testate, tra cui La Stampa, Panorama, Avvenire, Ettici. Coautore di 5 saggi pubblicati da Baldini e Castoldi, New Global, No Global, L'informazione deviata, La nuova colonizzazione, Quello che resta del mondo, Debito da morire, quindi ne ha ben donde. Bene, io lascerei la parola a voi, una zanzara nell'orecchio, storia di Sarvary, Andrea Ferraris. Olè, Andrea, iniziamo. Allora, fammi capire subito, visto che abbiamo visto queste belle danze, no? Che sensazioni ti hanno suscitato? Tu, disegnatore, uomo che vive di espressioni, di forme, che racconta espressioni e che hai visto le espressioni che abbiamo visto insieme, no? Prima. Ecco, cosa ti ha mosso tutto questo? È stato un viaggio indietro nel tempo, perché quando sono andato in India, sono già passati 15 anni da quel lontano viaggio, le cose si sono un pochettino perse nell'aria e questa possibilità di vivere questa danza è stata veramente come ritornare a quei profumi. E so che Shilpa non è della zona di Bombay, l'India è enorme, quindi immagino che le danze possano cambiare da regione a regione, però mi pare che lo spirito sia intatto, ecco, di quello che ho provato io laggiù. In casa vostra è entrata la musica indiana? All'inizio è entrata, poi dopo per un certo periodo è sparita, perché Sarvary si era addirittura fatta comprare dei CD musicali quando siamo arrivati in Italia. Questi CD abbiamo cominciato ad ascoltarli al nostro ritorno, ma gli davano un'emozione troppo forte e si stava molto male per ascoltando questa musica, perché la musica ha una potenza che non hanno molte altre cose, e quindi per un lungo periodo non li abbiamo ascoltati. Credo che siano ancora da qualche parte nella nostra biblioteca. C'è qui anche Sarvary, ovviamente, c'è tua moglie Daniela, magari le coinvolgiamo dopo in qualche modo. Ma partiamo dall'inizio e veniamo alla zanzara nell'orecchio. Ci hai messo un attimo a coltivare questo libro, nel senso che non è che tu l'abbia scritto subito, no? Lo hai lasciato depositare. 15 anni. Appunto, volutamente, casualmente. Perché 15 anni? Dunque, l'idea di fare il libro è arrivata dopo qualche anno che Sarvary era con noi, perché naturalmente io come raccontatore di storie non potevo non pensare a farla diventare una storia. Dovevi aspettare che succedesse. Poi facciamo un viaggio, mi ricordo all'epoca si viveva in Sardegna, e facciamo un viaggio ad incontrare degli amici a Berlino ed incontrammo una coppia a Berlino che aveva adottato, e erano due artisti visuali, quindi diciamo sul carattere pittorico, però ci dissero che la loro storia era stata particolare e che avevano l'idea di raccontarla in qualche modo, forse con un video, forse con una performance, non gli era chiaro ancora neppure a loro. E noi a quel punto lì decidemmo proprio che questa storia qua andava trattenuta, e ne parlammo un po' con Sarvary, che però non era d'accordo, perché in quel momento avrebbe preferito probabilmente non mettersi in prima linea. Noi ce la siamo dimenticata questa storia, l'abbiamo lasciata nel cassetto per moltissimi anni, fino a che Sarvary ad un certo punto non ci ha detto: ma questa storia che racconta la mia adozione, la facciamo o non la facciamo? A quel punto ci siamo messi al lavoro. È proprio andata così, Sarvary? È vero, conferma. E che cos'è che ti ha fatto scattare voglia di venire qui? Tanto abbiamo una sedia vuota. Dai, e persino un microfono. Hai voglia di raccontare che cos'è che ti ha fatto scattare quel giorno l'idea di fare questa domanda? Perché in realtà era da un po' che ripensavo all'India, all'adozione, e mi sono detta però effettivamente i miei volevano raccontare qualcosa, non sapevo ancora bene cosa, perché non sapevo bene il progetto che avevano in mente.
e quindi mi sono fatta riraccontare da mio papà appunto cosa avrebbe voluto raccontare della storia, i particolari. Infatti molti ne abbiamo anche tolti perché anche lì ancora non me la sentivo di dirli. Beh, hai fatto un bel salto. Sì, sì. E allora, questo papà Giugerellone, no? Che all'inizio del libro è lì a bere gli aperitivi e non pensa ad altro che... Non ero solo, eh? Eri male accompagnato. Esatto. Numerosamente male accompagnato. Però mi colpisce il fatto che tu, nelle prime pagine del libro, usi poco i colori. Cioè, tu racconti una gioventù in cui te la passi, ti diverti, però... è tutto un verdastro grigio, una sorta uniforme, di monocromia, no? Noioso. Però questa cosa qua non è legata al fatto che la mia vita fosse triste, anzi tutt'altro, perché no, io me la spassavo e si vede anche piuttosto allegramente. E l'idea è venuta dei tre colori, della divisione in tre parti della storia, sì. Colori, chiacchierando con un amico a Roma. Lui era editor di una casa editrice di fumetti, e venne a sentire una mia presentazione di un altro libro, gli raccontai il progetto e gli dissi che nella mia idea andava scansionato in tre fasi. E lui mi disse, ma per quale motivo allora queste tre fasi non le fai coloristicamente differenti? Perché nella prima parte non tieni un unico colore? Che è un modo un pochettino, come dire, adottato dalla graphic novel, quella del monocromo, diciamo, no? Del colore unico. E poi invece passi a una colorazione differente quando racconti dell'idea dell'India, e passi addirittura a tutti i colori quando racconti. E quindi gli devo molto a questo editore. Però quel grigione l'hai messo proprio all'inizio, cioè lì c'è una scelta. Sì, perché secondo me era un crescendo e i colori dovevano entrare quando noi arrivavamo in India. Io ancora non avevo chiarissimo il libro nella sua complessità, però è vero che non potevo non immaginare l'India con tutti quei colori. Quindi la scelta non poteva essere che... Metterli dopo. Levarli per poi inserirli. E poi sempre nella prima parte c'è questo famoso ponte, no? Che praticamente segna il passaggio dagli aperitivi alla grande scelta, e dall'altra parte del ponte c'è una signora che ti aspetta. Esatto, anche questa cosa qua devo dire è arrivata dopo che feci leggere il libro ad un'amica. Questa amica mi disse: ma il tuo passaggio da questa fase della tua vita all'altra è un po' troppo repentina, sento il bisogno che ci sia qualcosa che racconti un po' meglio questo passaggio. E ragionando, di solito faccio così, lascio che le cose rimangano, faccio finta di non pensarci, diciamo, ecco. In realtà qualche cosa si è messo in moto nel mio cervello e aspetto l'idea. E l'idea è arrivata sotto la forma di quel ponte tibetano, no? Che è, e io ho scoperto scrivendo il libro e poi rileggendolo alla fine, è il passaggio dalla mia età scanzonata alla mia età in cui si prende qualche responsabilità, alla mia linea d'ombra. Visto che sono un disegnatore di fumetti, ho cercato di utilizzare tutte le cose che potevano essere, che servivano per rendere il libro più leggero possibile. No, certo, ci sono questi personaggi, il telefono, il pupà, ma poi ci arriviamo. Cervari, e tu di quel ponte hai mai parlato con mamma e papà? Ma in realtà non particolarmente, cioè no. In realtà non ne avevo idea prima di leggere il libro, che mio padre avesse dovuto passare tutte queste fasi prima di trovare la sua paternità. Ma tu te lo vedi papà che va in giro per aperitivi e basta? No. Cioè, l'ho conosciuto già quando era papà, quindi non me l'aspettavo questa fase, anzi mi impressiona perché adesso sono io quella che va in giro per aperitivi. Però lei mi ha detto una cosa interessante, no? Perché dice: l'ho conosciuto quando era papà. Quindi quando noi siamo arrivati in India, sulla lavagna c'era scritto papà mamma. Sì. E poi in realtà io nel libro dico che non lo siamo diventati quel giorno, no? Lo siamo diventati un po' più avanti, quando, diciamo, ci ha detto lei. Però evidentemente lei in qualche modo
dicendo questa cosa qua mi ha visto già così, ecco. E forse fatica, nonostante sia ancora, veramente non è che si guarisce completamente, rimangono delle zone grigie nella vita, no? Sì. Se avesse saputo che facevi gli aperitivi saresti diventato subito papà, probabilmente. Vabbè, comunque dai, si diventa vecchi, mettiamola così. Esatto, ecco, sì. Si cresce. E poi, appunto, fate il salto del ponte, l'attraversamento del ponte. Daniela era già di là. Sì, no, lei era già di là, infatti l'abbiamo già messa dall'altra parte. Ero io anzi, l'hai messa dall'altra parte. Sì, sì, l'ho messa dall'altra parte, era già di là. Sì. Anzi, ti dice andiamo, e tu sei lì che esiti. Tanto è vero, no? Che una critica che ho ricevuto interessante è che io sono il protagonista di questa prima parte della storia, ma in realtà le vere protagoniste continuano ad essere Salvarie e Daniela, no? È vero. Sì, soprattutto nella seconda e terza parte. Nella seconda e terza parte, ma anche nella prima, diciamo, Daniela ha una sì, parte dietro, importantissima, sì, perché io non fatico a nasconderla questa cosa qua, no? E anzi, io credo che possa servire a molti che stanno intraprendendo questo passaggio, perché è vero che io ho avuto bisogno di essere, come dire, un po' tirato, no? Poi è chiaro che però vengo tirato dove voglio essere tirato, no? Nel senso che se no faccio resistenza. Cioè, quando mi dice di andare dall'altra parte del ponte, io dico di no, mentre lo sto già attraversando il ponte. Quindi, diciamo, in realtà non è che mi sta, no, tirando. Volevi essere un po' pregato, diciamo. Sì, un po'... non lo so, ecco. Ho fatto fatica a passare dall'altra parte. E poi, appunto, fate la scelta. Arrivano le lettere di presentazione degli amici, eccetera, eccetera, e finalmente il personaggio diventa il telefono, l'attesa della famosa chiamata, no? Questo telefono lo hai rappresentato enorme, grandissimo. Sì, perché intanto era l'epoca in cui ancora i telefonini non c'erano, quindi diciamo noi soprattutto per il tipo di lavoro che facevamo non ne avevamo neanche bisogno. E quindi era proprio il telefono fisico, quello che conosciamo un tempo attaccato alla spina, che diventa il protagonista di questa parte della storia. E quel telefono, io dovevo rappresentare l'attesa, che è stata infinita, almeno a noi così è sembrata. Certo. Per alcuni poi è addirittura ancora più lunga, però diciamo per noi è sembrata un'eternità. E questo telefono ho voluto che fosse il significato ultimo di questa attesa, no? Diventa questo idolo a cui noi portiamo fiori, aspettiamo, gli controlliamo la salute per vedere se veramente funziona. Che la spina sia attaccata, che lui stia bene. E perché da lì sarebbe arrivata la telefonata dell'associazione che ci avrebbe detto che noi saremmo diventati papà e mamma. Poi c'è l'aereo, di cui tu hai paura e che rappresenti come questo tigrone, ma dentro l'aereo c'è un tigrotto, che è un altro personaggio fondamentale, forse il più importante di tutta la storia, no? Anche lui lo disegni enorme, poi piccolino, ma c'è varie volte, c'è in vari... Lì però sono stato aiutato da una letteratura fumettistica ampissima, perché cioè Calvin e Hobbes, per esempio, il pupazzo parla solo con il ragazzino quando non ci sono i genitori. Quando non ci sono i genitori il pupazzo è un pupazzo, smette di essere un pupazzo e diventa veramente un tigrotto. E con lui chiacchiera, gli tiene conforto alla notte. E poi c'è l'altro tigrotto... l'aereo tigre, l'aereo gatto, che è invece un omaggio a Miyazaki, di cui sono un grande fan, ma non essendo veramente un nerd in nessun tipo di questo tipo di cose, diciamo, l'ho voluto utilizzare proprio perché secondo me simbolicamente quell'aereo che tanto mi spaventava ad un certo punto diventa una cosa buona, che mi sta portando in un posto che mi farà bene. Tu quel tigrotto lo ricordi, Salvari? Come lo ricordi? Sì, ce l'abbiamo ancora in realtà. Wow, ce l'hai in stanza? Sì. Ah. È ingrassato negli ultimi tempi. Beh, passato qualche anno anche per lui, ma ecco, cosa ricordi il primo ricordo che hai di quel tigrotto? In realtà non ho troppi ricordi, cioè so di avercelo avuto da loro, che me l'hanno regalato, e che ci giocavo tantissimo. Poi io l'avevo chiamato Billy perché per me era un gatto, non era una tigre. E, perché Billy vuol dire gatto in hindi. Sì. E quindi lei lo chiamava Billy.
Sì, ma lei era... subito si era affezionata, ti ricordi, l'avevi preso e aveva scoperto che toccandolo in certi punti faceva emetteva dei rumori. È veramente stato un gioco pazzesco. E poi è diventato, nel momento in cui c'è stato il distacco dall'istituto, il momento e l'elemento in cui lei ha riposto moltissimo della sua affettività. L'oggetto transizionale, si dice. Sì, l'oggetto transizionale. E oggi ruggisce ancora? Sì, funziona ancora. Dai! Ha un ruggito più debole, diciamo. Sì, sì. Però forse bisogna cambiare le pile, non lo so. Diciamo che dopo 15 anni le pile si possono cambiare. Sì, sì. Però ecco, vedi, il tigrotto, come gli appunti, come le fotografie, perché noi pensiamo alle fotografie come alla prima cosa, ai video che abbiamo fatto, però in realtà tutti gli oggetti, le collanine, tutte le cose le abbiamo trattenute, le abbiamo messe dentro questo cassetto in cui è rimasta questa roba per moltissimo tempo, fino a che Savarino ha detto, ma la facciamo questa storia o non la facciamo? Allora, aprendo il cassetto, sono usciti di nuovo tutti fuori, perché forse anche quel tigrotto stava riposando da qualche parte. Sì, era in campagna, sì, però era comunque... Sì, era nelle vicinanze, ma viveva vicino a noi, ma non proprio con noi. Poi quando ho ripreso in mano la storia, io proprio me lo sono fisicamente riportato vicino, come tutte le cose che... Quando disegno ci sono dei libri che per me sono fonte di ispirazione. No, per esempio, a Parigi, quando ho fatto il mio primo libro, ho avuto la fortuna di vedere una mostra di Goya, comprai il catalogo e quel catalogo, che mi servì tantissimo per quel libro, era sempre vicino a me quando disegnavo. Perché credo che i libri abbiano una magia. E quindi, diciamo, questa cosa in qualche modo ti aiuta a prendere la strada giusta, la strada corretta, quella che ti serve per raccontare quella storia. Il tigrotto mi serviva per mettermi in strada. E col tigrotto arriva l'incontro, il primo incontro. Tu quello lo ricordi? Sì, nel senso, mi ricordo che mi avevano preparato agghindandomi, dicendomi, inizia una nuova vita, però io non l'avevo capita questa cosa. Cioè pensavo, sì, una nuova vita, però tanto rimarrò con i miei amici, rimarrò con tutti. E infatti poi il trauma è venuto dopo. Una nuova vita, io pensavo di metterlo come sottotitolo addirittura del libro, no? Perché una nuova vita per lei è una nuova vita per noi. Adesso lei lo dice adesso per la prima volta questa qua della nuova vita, quindi forse in effetti potrebbe essere la strada giusta. Però buttiamo via tutte le copie, ristampiamole, solo se ce l'hai. No, oppure lo scrivo a matita sopra. Ecco, anziché il firmacopie metti il sottotitolo. Invece tu, quel primo incontro... Io me lo ricordo molto bene. Soprattutto il dopo, perché dopo, vabbè, tu perdi Borsello, quindi esci in un momento fondamentale dalla vostra stanza per andare alla stazione di polizia, eccetera, eccetera. Però poi quando rientri non è che tu sia molto ben accolto, no? Nel senso che quando lei si risveglia... Me la ricordo molto bene quella prima mattina, perché... lei aveva, io quando ero rientrato tardissimo, perché poi fortunatamente era stato ritrovato. Io però nel frattempo avevo già bloccato tutte le carte, per cui eravamo in India completamente senza soldi e con una bambina di 4 anni e mezzo che dormiva tra noi due. Quando ci siamo svegliati quella mattina, io ricordo molto bene che l'ho guardata così, lei guardò prima Daniela, poi guardò me e iniziò a piangere. E non smise per 15 giorni. Fu un pianto ininterrotto. Decidemmo infatti di lasciare l'India nella speranza che qualcosa potesse cambiare, e infatti fu così, perché poi Savary era una ragazzina molto pratica e quindi si adattò alla nuova vita. Cosa vuol dire era? Perché adesso forse un pochettino lo è meno. Vabbè, non entriamo nelle polemiche familiari. Ok, va bene, mi fermo qui. Non ti chiedo niente, ma solo per passare a un altro argomento, perché sennò qua poi finisce a botte e non è il momento, casomai più tardi. Bellissima la foto del passaporto. Bellissima, significativa, bellissima, non è giusto. C'hai un broncio che non finisce mai in quella foto. Sì, era veramente nera quella mattina. Quella mattina però chiarisce molto bene il clima con cui abbiamo vissuto quei 15 giorni. Lei era così, era inconsolabile.
aveva tutte le ragioni per esserlo, in quella situazione con due sconosciuti, strappata da un posto dove in fondo stava molto bene, no? Perché noi quando siamo arrivati ad Anderi, dove c'è l'istituto in cui Savary era stata accolta, ci siamo accorti che la zona era una delle zone più povere di Bombay. Immaginate cos'è Bombay ed immaginate che cosa può essere uno dei quartieri più poveri di Bombay. Ma l'istituto invece è protetto da una ringhiera, da una costruzione all'inglese, e quando si entra all'interno dell'istituto c'è una vegetazione lussureggiante con queste foglie gigantesche, che non so se ti ricordi, forse qualche idea c'ha. E ci sono questi bambini che erano all'epoca 300, mi pare, e pochissime sister che li accudiscono, però scalzi, vivono veramente una condizione molto bella, serena, ecco, si sente che può mancare tanto, però non l'affetto. E lo si sente in generale, no? In tutti i bambini, non soltanto in Savary. Sentito questa cosa qua e non mi ricordo più perché sono partito a dire questa cosa, perché stavi parlando di appunto dei primi giorni là, della difficoltà poi di sì, e quindi diciamo Savary l'abbiamo portata via da una situazione in cui stava molto bene, cioè in cui aveva dei punti di riferimento precisi, una vita serena, tranquilla, con altri ragazzini della sua età. Però le suore, di fronte ai suoi pianti, alla vostra idea di farla tornare un attimo per consolarsi, vi dicono no, dovete andare, e partite. E poi tu scrivi, è stata la scelta giusta. Però all'epoca mi sembrò una follia, no? Perché noi eravamo veramente disperati, non sapevamo come passare più il tempo con lei, cioè i pochi momenti di tranquillità erano quando arrivava l'altra suora, Sister Aruna, a quale bisognerebbe fare un monumento, noi dovremmo farglielo assolutamente. Vabbè, gliel'hai fatto qui nel libro. L'ho fatto nel libro. Perché davvero lei è stata la nostra salvezza, cioè quando arrivava creava un legame, un contatto tra noi e Savary. Poi io non ci arrivavo proprio, però diciamo questa sister si sedeva con noi, con lei, e gli faceva dire i numeri in italiano, gli insegnava le parole in italiano. Non è che noi non lo facessimo, però aveva un modo di farlo che a pensarci adesso quella era già la strada, ce la stava già insegnando, no? Invece eravamo così presi da questa novità, da questa cosa, che non ho fatto fatica a razionalizzarla, ecco, questa cosa qua. Ci sono arrivato molto dopo, come su tante altre cose. Va bene, un po', però poi arrivo. Non sottilizziamo. Sì. Ma e poi c'è un altro passaggio che mi ha colpito, cioè questo momento in cui tu racconti di quest'uomo per strada, ancora là in India, che vede Savary in mezzo a voi due, si abbassa, le dice qualcosa che non si sa esattamente cosa sia, nel senso che anche nel fumetto non è tradotto, però poi tu dici le ha detto una roba del tipo non dimenticarti delle tue origini. Sì, questa cosa qua io la ipotizzo, perché naturalmente non posso sapere che cosa gli ha detto, e Savary era troppo piccola per lei, ne abbiamo parlato diverse volte, non ricordo questa cosa. Però quest'uomo che era tutto vestito di bianco, poi noi abbiamo scoperto che il bianco è il lutto in India, e quindi forse era un uomo in lutto. Persona in lutto, certo. Comunque ci puntò fissi, noi all'epoca ci eravamo spostati perché il primo albergo, fu nella zona di Colaba, che è la zona turistica di Bombay, quindi ci sono molti europei. E decidemmo, siccome lei stava molto male, di avvicinarci a questa Sister Aruna, che ha un istituto in un'altra zona di Bombay, in cui praticamente accolgono i ragazzi di strada e gli insegnano un mestiere, e soprattutto le ragazzine. E quindi per non farla viaggiare continuamente, Bombay è una città immensa, ci siamo avvicinati a lei. E andammo a finire appunto di fronte alla stazione di Dadar. Dadar Station è una delle stazioni di Bombay, una credo delle più popolose, perché io una sera uscii per strada, erano le 3 del mattino e sembrava di essere a Milano, la stazione centrale, a mezzogiorno. Sono tutte popolose. Tutte popolose. E appunto questo signore attraverso la strada, eravamo tra i pochi occidentali presenti, e venne...
capì la situazione evidentemente, attraverso la strada si inginocchiò davanti a Savary, gli parlò per qualche minuto, Savary scrollò la testa in segno di assenso, ma però non so se capiva. Però forse all'epoca sì, forse avevi capito, non so. Comunque gli disse qualche cosa e poi ci salutò cerimonioso e se ne andò via. Che è una cosa molto bella. Assolutamente. Cioè, chi fa una cosa del genere qui, no? Allora, ci sono antropologi in sala, quindi con fatica mi spingo in un territorio che non è il mio. Però una delle poche cose di antropologia o giù di lì che ho in testa è quella frase secondo cui si dice che la cultura è quella roba che ti rimane in testa quando hai dimenticato tutto. E allora, guardando te adesso, Savary, e guardando i tuoi orecchini, non sono esperto neanche di orecchini, però sanno di India quegli orecchini. E allora forse, anche se non ricordi cosa ti ha detto quel signore, però ti è rimasto in pancia. O quello che ti ha detto lui, o quello che comunque hai raccolto negli anni in cui hai passato là. Cioè, tu vivi ancora, cioè, sei orgogliosa di essere indiana. Allora, c'è stato un periodo della mia vita, sì, in cui non volevo assolutamente essere indiana, volevo essere considerata italiana, europea, qualsiasi cosa, ma non indiana. E però adesso da, in realtà, un anno o due mi sono riavvicinata all'India, con calma. Ci vuole. Però ho iniziato a rivedere anche i vestiti di mia madre che aveva preso in India, il sari, gli orecchini, i gioielli indiani, dei film di Bollywood che ho trovato su Netflix, e ho ripreso piano piano in mano la cultura. Però ancora dire sì, sono indiana, con fierezza non riesco ancora a dirlo. C'è un disegno alla fine del libro che papà ha pubblicato, no? Dove, anzi, ce ne sono due: il primo in cui ti rappresenti con la pelle di colore chiaro, e poi invece quello successivo in cui ti rappresenti con la tua pelle, bellissima peraltro. Grazie. Sì, perché appunto non vedevo questa differenza. E tra l'altro, mia madre mi leggeva quando ero piccola un libro, Mamma di cuore, mamma di pancia. E in questo libro c'era appunto questa ragazza adottata che chiedeva alla madre come mai tutte le figlie somigliassero più alla madre e al padre e lei non assomigliasse a nessuno. E la stessa cosa mi sono iniziata a chiedere anch'io, cioè perché io ero diversa e tutti gli altri dicevano ah, guarda come assomiglia a mia madre, guarda come assomiglia a mio padre. E poi ho capito col tempo che in realtà io assomiglio a loro due, non fisicamente, però per caratteri o magari abitudini che abbiamo sviluppato anche insieme. E questo mi ha aiutato ad accettare comunque la nuova famiglia e l'essere effettivamente figlia di Andrea e Daniela. E questa figlia, per la prima volta facendo il bagno, tira l'acqua in faccia al papà, cioè lo fa entrare in qualche modo nel suo mondo. Sì, sì, infatti... Io faccio un balzo per cercare di evitare il secchio d'acqua che è arrivato improvviso, con il quale lei stava giocando e non si era accorta che io ero dietro. E quando ho fatto il balzo, immaginate 15 giorni di musi lunghi, no? E improvvisamente faccio questo balzo e lei ha avuto un sogghigno. E allora lì ho capito che lei aveva un del senso dell'umorismo, e che sarebbe bastato solo un po' di tempo per farlo venire fuori. E infatti lei ce l'ha moltissimo, eh? Sì, sì, continua, diciamo, a deridermi giornalmente. Però questa cosa qua, diciamo, in quel caso e in quel momento è stata, almeno per me, di grande conforto, eh? E poi, ancora in tema dei disegni, sì sì, andiamo verso la fine. Ancora in tema di disegni, tu disegni questo papà sempre con la testa per aria. Non andrà più a prendere l'aperitivo, però un pochetto qualcosa gli è rimasto. Sì, vabbè, mio padre è molto ironico. Anche perché sennò non farebbe quel mestiere. Soprattutto. Ed è stato sempre la persona con cui andavo a scherzare di più, a giocare, rispetto a mia madre che invece la vedevo più come... Ok, con lei ci sono le regole, devo fare i compiti. Il poliziotto bravo e il poliziotto cattivo. Io ero quello, il poliziotto bravo. Sì,
E lui aveva sempre questa idea, mi raccontava anche delle storie inventate la sera, di magari animali fantastici, e quindi lo vedevo sempre con la testa, comunque con un'immaginazione fervida, grande, che per un bambino, sì, soprattutto da piccoli, è importantissimo. Cioè lui mi organizzava le cacce del tesoro per il compleanno, mi faceva far finta di trovare delle monete che poi aveva nascosto lui all'inizio, e mi raccontava storie inventate sul momento, magari prendevamo, tra virgolette, un po' in giro le persone, ma non con cattiveria, con gusto del, ok, ti faccio il sadico, gusto del sadico. Sano, gusto sadico. E... oppure i cani, no? Vedevamo i cani tutti diversi, cioè, sì, perché ogni cane ha una sua personalità, no? Assolutamente. E quindi... l'aveva analizzato, poi visto vicino al padrone, è formidabile, no? Ah, c'è la somiglianza fra il cane e il proprietario. È formidabile. Assolutamente. Un ultimo passaggio, poi chiudiamo e lasciamo lo spazio alle vostre domande per i nostri protagonisti della storia. Però ne manca ancora una, la mamma. Allora, la mamma è sempre la mamma. E allora io vorrei che Daniela ci commentassi tu l'ultimo fondamentale passaggio di questo libro, cioè il momento in cui siete su quell'autobus, lei è seduta sola e questa signora chiede se può sedersi a fianco a lei, e poi dice: ma come, sei da sola tu qui? E lei dice: no, ci sono qui mami e papi. Sì, perché cosa ti è successo dentro in quel lei momento? Lei ci ha sempre chiamato mami e papi, perché in India le avevano detto mami che noi eravamo mami e papi. Ma per chi non ha mai avuto una mamma e un papà, già lei aveva questa suora di riferimento, ma non era una sua esclusività, insomma. E mami e papi non vuol dire nulla, cioè vuol dire Daniela Andrea, vuol dire qualsiasi cosa. E lei in quel momento ha realizzato che noi eravamo i suoi adulti di riferimento, che le volevamo bene, che ci saremmo occupati di lei per sempre magari a quell'età non se ne rendeva ancora conto, però sicuramente quello è stato il momento fondamentale. Infatti Andrea ha scelto di chiudere il libro proprio con questo, perché da lì noi siamo diventati davvero una famiglia. E più che altro anche lui, perché con me lei aveva già più sviluppato un attaccamento anche più fisico, perché stava sempre in braccio a me, comunque mentre con lui aveva, cioè non era abituata a vedere uomini, perché nell'istituto erano tutte donne, erano tutte suore, e quindi non sapeva, non lo collocava, insomma, come doveva abituarsi a lui. Comunque sì, è stato quello il momento in cui siamo stati veramente una famiglia a tutti gli effetti. Sai che diversi mi chiedono ma cosa succede dopo, no? Evidentemente mi sono fermato in un momento, per me è giusto, perché diciamo quello che volevo raccontare era quello, no? Poi quello che succede dopo è anche per certi versi interessante, però... diverse persone che hanno letto il libro mi dicevano: ma perché ti sei fermato proprio lì? Perché? Cosa succede dopo? Invece per me quello è il film, perché poi diventiamo comunque una famiglia. Sì, una famiglia dove però ci sono delle differenze, nel senso noi anche grazie all'associazione abbiamo continuato a frequentare delle famiglie che come noi avevano adottato, anche per far vedere a lei che non era una situazione particolare, unica la sua, ma era una situazione che era condivisa da moltissime persone. E quindi, insomma, alla fine è venuto così. È venuto così. Evviva! E allora, con un applauso... Stai, Daniela, stai. Ora, se avete domande, abbiamo ancora qualche minuto per le vostre domande. Mario, hai voglia tu di fare un giro col microfono? Sì, se qualcuno ha voglia. Okay. Li avete tutti e tre qui, Sarvari, Andrea, Daniela, quindi non scappa nessuno. Ciao Andrea, ciao ragazze anche. Volevo sapere da collega, diciamo, come il... Scusa, presentati, da collega papà, da collega disegnatore? No, da collega fumettista.
Se ha influenzato il tuo modo di disegnare questa esperienza in generale, proprio nella tua vita, cioè perché anche tu nasci appunto come fumettista disneyano e poi viri su uno stile più espressionista, più particolare, e quindi già questo hai avuto tu una tua evoluzione, ma volevo sapere se questa cosa qui aveva influenzato e in quale modo il tuo disegno. Ma sai che non saprei dirti. Io penso che quando ho deciso di fare i miei libri ho deciso di staccarmi decisamente dallo stile disneyano, per non essere in qualche modo riconosciuto, che non è una scelta, cioè se penso, non so, per dirti a Pedrosa, che è uno dei grandi del fumetto mondiale, lui arriva dagli studios della Disney e quando si è messo a fare fumetti non ha cambiato il suo stile, cioè in fondo sono degli storyboard del libro della giungla, ecco, no? Però portati su un'altra parte. Io invece ho fatto lo stacco completo. Questo libro, per il tema che affrontava e per il modo con cui io volevo affrontarlo, mi ha costretto in qualche modo un po' a fare qualche passo indietro. Non potevo raccontare questa storia in modo espressionista, perché per fortuna è andato tutto bene. Però volevo raccontarla e credo che lo stile disneyano, cioè quello stile un po' più scanzonato, diciamo, è servito, ecco. Ho mediato tra le due cose, perché credo che non sia né una cosa né l'altra, ecco, questo, no? È un libro un po' diverso. Entrambi fumettisti, Ferraris, Ferrara, tra l'altro. Esatto. C'è qualche altra domanda? Ecco. Andrea, io invece ho pensato, sia leggendo il tuo libro, poi anche in questo periodo che sapevo che lo scrivevi, se scrivendo la tua esperienza hai avuto modo di provare anche emozioni che prima non avevi vissuto in qualche maniera, se hai scoperto delle emozioni nuove, se le hai intensificate. Sì. Di sicuro tutto quello che avevo provato laggiù è ritornato a galla, certo. No? Come se fosse rimasto sotto la neve, nascosto, e poi la neve quando si scioglie, ecco che arrivano di nuovo queste cose. Ed era importante per me cercare di farle passare al lettore. Poi io non so se ci sono riuscito, però io comunque quando l'ho scritto le ho risentite. Io lo so, ci sei riuscito. Sono riuscito, grazie. Però è vero che forse la cosa più importante che io veramente ho scoperto mentre lo scrivevo, che è stata quella la mia linea d'ombra. Non ci avevo mai ragionato, ma è stato lì il momento in cui sono cambiato, no? Mi sono preso delle responsabilità differenti. E stiamo parlando di un uomo di 30 anni, eh? Non stiamo parlando di un ragazzino. Cioè, fino a 30 anni sono arrivato in quel modo. Ma era l'epoca, era il momento. E quindi dopo, scrivendolo, ho capito che il passaggio era stato lì. Perché come dice Caposella, mentre vivi le cose non te ne accorgi, no? È sempre guardando dopo, guardandoti alle spalle, che ti accorgi che qualcosa è cambiato, no? È sempre una cosa che si apprezza sempre dopo. E per me un po' questa cosa qua è servita. E forse scrivere è anche un po' questo, no? Fare un po' il punto, capire delle cose. Almeno in questo caso qui è stato così. Se non ci sono altre domande, io vuoi chiudere, io poi vorrei fare i saluti e i ringraziamenti finali. Grazie a voi, grazie a tutti. Io vorrei ringraziare perché ci hanno veramente supportati per la realizzazione di questo evento, gli amici dell'associazione Amici di Don Bosco, veramente grazie. Grazie. Ringrazio nuovamente Shilpa. Grazie Shilpa. E ringrazio il Circolo dei Lettori per averci accolto e ringrazio la libreria Luxembourg che comunque ci supporta anche dal punto di vista oltre che logistico. E che mi ha fatto conoscere un altro aperitivo.
dopo tanti anni. Tutto conoscere anche. Sì, buonissimo. E tra poi l'altro. Grazie alla cooperativa letteraria e a Mario Greco, perché davvero sì. Conosciuto. Grazie. Sì. Niente, se volete i libri sono lì, se qualcuno vuole approfittare. Mario, approfittiamo. L'associazione vorrebbe raccontare una cosa, perché stanno per fare una cosa importante. E vengo saltellando. Grazie Andrea, perché insomma, come dire, ci rimbalziamo questa possibilità di vederci. Noi occupiamo qualche vignetta in questo libro, nel senso che siamo stati un po' la cerniera tra i Ferraris e Sarvary, e facciamo un lavoro che è quello appunto di occuparci di adozioni internazionali, ma anche ci piace pensare di contribuire a costruire un po' una cultura, una buona comunicazione dell'adozione e dell'adozione internazionale in particolare. Allora ringraziamo Andrea perché ci dà la possibilità di parlarvi di un evento che organizziamo a Torino. In realtà ci limitiamo a ospitare una mostra fotografica che è realizzata dal Centro Terapia dell'Adolescenza di Milano. Il coordinatore scientifico è Francesco Vadilonga ed è una mostra fotografica sui tatuaggi delle persone adottate o affidate. Quindi la mostra si intitola La mia storia sulla pelle. Noi ci occupiamo sovente di persone che portano sulla propria pelle una storia che è anche una storia di diversità intesa come complessità e ricchezza, e siamo particolarmente orgogliosi di essere i primi a ospitare a Torino questa mostra, che è già stata ospitata da altre città e da altre istituzioni, proprio perché il tatuaggio diventa, il tatuaggio che è una cicatrice che cura, diventa un linguaggio, uno strumento di narrazione diverso di tante storie di adozione. Quindi siamo, come dire, vi invitiamo, cogliamo questa occasione per invitare soprattutto i cittadini di Torino a venire a visitare questa mostra dal 21 ottobre al 4 novembre. Lasceremo insieme ai libri un biglietto da visita dell'associazione, per cui chiunque sia interessato può contattarci per avere maggiori dettagli. Grazie di cuore per questo spazio pubblicitario gratuito che noi apprezziamo moltissimo. Io aggiungo una cosa anche, no? Già che le nostre due realtà si sono incrociate, potrebbe essere anche punto di partenza per ulteriori future collaborazioni. Anche io faccio un po' di pubblicità, vi invito a seguire anche la nostra associazione culturale, cooperativa letteraria, da poco siamo anche diventati editori, ma ripeto, vi lascio, sfruttiamo quel poco di tempo che abbiamo, se qualcuno è interessato a comprare il libro o eventualmente la rivista, parlo di lo trovate lì, e Andrea qui per fare le dediche. Grazie a tutti davvero, grazie. Grazie a voi.